questa vita vedrai che non ti serve il dolore. Non ho mai scritto cose sociali o politiche o su ti sto per dire una verità, ascoltala qua. Cioè no, ti racconto quello che ho fatto ieri sera fino alle 6 del mattino, fine. Ma lealtà, ma lealtà. Il primo strumento che ho iniziato a suonare da ragazzino, da in prima elementare, è stato il pianoforte. Dalla prima alla quinta elementare, dopo scuola andavo a fare lezione, dentro la scuola c'era proprio la maestra di pianoforte. Poi sono passato alla chitarra, e autodidatta, poi ho preso anche lezioni di chitarra col tempo, però le facevo sempre male, cioè non è che andavo là a fare virtuosismi, roba del genere, cioè andavo lì a divertirmi col maestro di chitarra fondamentalmente. C'è stato questo innamoramento folle per gli Oasis che mi ha cambiato proprio la vita, definitivamente, cioè nel senso che volevo imitarli in tutto e per tutto, cioè quando ho visto il primo loro concerto, anche in realtà la prima cassetta che mi portò un mio amico a casa, c'era Dollo Bäckinenger dentro. Poi mi sono innamorato col tempo della musica italiana, ma questo solo molto dopo. E ho sempre scritto temi in classe, sia alle medie che alle elementari, venivano letti al liceo, poi all'università, vabbè. Leggi più libri più che scrivere, però ho sempre scritto, insomma. Proprio per non fare errori, no? Nella vita, canto delle cose che mi appartengono e conosco, quindi cronaca di mia vita quotidiana che per fortuna diciamo entra anche nella mente e nel cuore, usiamo espressioni un po' banali, però di tante altre persone. E quindi se io racconto i fatti miei, però in quei fatti si riconoscono un sacco di persone. Questa è la notte marina e non posso farci niente, non è il drink della sera, ma il cuore che mi scoppia, questo è l'ultimo grido, chi si ama forse troppo e non vuol morire. Sono io che ti telefono per sentire come stai, mentre sbiasci con frasi d'amore. Sono io che faccio su e giù per la strada, lo sai, e mi sembra di volare. Ti chiedo ancora di parlare. Questa è la luna di sera, mi hanno preso la patente, io cammino felice, penso come un deficiente, questo è l'ultimo grido, chi si ama forse troppo, non vuol morire. Sono io che ti telefono per sentire come stai, ma è soltanto una scusa banale. Sono io che faccio su e giù per la strada, lo sai, e mi sembra di volare, e ti chiedo ancora. Sono
io che faccio su e giù. E tutta la notte lo sai, e mi sembra di volare, e ti chiedo ancora di restare con te, che voglio fare, fare, fare l'ultimo grido della notte. Io sono un negazionista, cioè nel senso che tutto ciò che fa parte del passato tendo a scartarlo, a eliminarlo subito, di guardare sempre al futuro, soprattutto per quanto riguarda la musica. Poi del passato guardo i film, guardo le canzoni, cioè ascolto le canzoni vecchie, ma se devo fare io una cosa non guardo mai le mie cose del passato. Cioè abbiamo anche un archivio di canzoni mai uscite di tanti anni fa che i miei soci della band si divertono a riscoltare ogni tanto, invece per me è materiale oscuro. Lo so che forse adesso sarebbe più giusto parlare dell'alibio che Bin Laden è morto, ma di certo non...